Oggi, col contributo del nostro collega Antonio Corica, vi mostreremo un montaggio completo per una polisonnografia. Posizioneremo degli elettrodi in testa tramite una sorta di colla che si chiama collodio. Gli elettrodi in testa ti servono per registrare il sonno, poi posizioneremo altri sensori, torace e addome, per registrare il respiro, ma li vedremo dopo. Partiamo con gli elettrodi in testa. Come prima procedura, prendiamo delle misure che rispecchiano il sistema 10-20, quindi il posizionamento degli elettrodi non è casuale, ma è standardizzato. Quella che usiamo è una matita dermica, per cui non rimarrà poi nessun segno in testa. E ora procediamo con l'applicazione degli elettrodi. Utilizziamo una pasta con pietra pomice che ci serve solamente per sgrassare la cute. Applichiamo l'elettrodo su cui abbiamo messo una pasta conduttrice e sopra posizioniamo una garzina imbevuta con la nostra colla e asciughiamo con aria compressa. Il montaggio fatto così ci permette di avere una tenuta anche di 3 notti degli elettrodi. Allora, questo con 3 elettrodi è il montaggio standard per la polisonografia. Il numero di elettrodi in testa può aumentare a seconda del quesito clinico, per cui in base a quello a cui vogliamo indagare. Adesso questi con colla li abbiamo posizionati, ne metteremo sul viso perché gli altri elementi che ci servono per distinguere le fasi del sonno sono i movimenti oculari e un muscolo antigravitazionale. Nel passo successivo posizioniamo degli elettrodi alla gamba, in particolare il muscolo tibiale anteriore, destro e sinistro, con 2 cavi indipendenti e registrano per l'appunto l'attività muscolare delle gambe durante il giorno e durante la notte. Anche qui vediamo se c'è un'attivazione in particolare, quali ad esempio i movimenti periodici delle gambe che possono essere indipendenti o talvolta consecutivi anche all'apnea, per cui non è insolito avere pazienti apnoici che successivamente allo sblocco dell'apnea hanno anche un'attivazione motoria delle gambe. Adesso posizioniamo 2 cinture, una a livello del torace e una a livello dell'addome, e ci permettono di registrare appunto il respiro toraco-addominale, a cui agganceremo anche lo strumento, poi vedrete. Il paziente avrà agganciato tutto su se stesso, non avrà cavi o altre cose che lo tengono legato al letto e gli impediscono i movimenti. All'interno della stanza viene posizionata un'antenna Bluetooth col quale lo strumento comunica e poi ci permette di visualizzarlo all'interno della nostra stanza del sonno. E ora iniziamo a collegare il tutto. Gli ultimi sensori per la parte respiratoria importanti: saturimetro, sensore che va al dito, rileva frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno, che è una conseguenza dell'apnea, la caduta della saturazione. Gli ultimi servono per registrare il respiro di naso e bocca, e dopodiché accensione dello strumento. Lo strumento comunica in Bluetooth poi con l'antenna all'interno della stanza. Il paziente ha tutto addosso, quindi lui è libero di muoversi in autonomia e noi vedremo tutto sui nostri computer. Questa è la CPAP, un dispositivo che viene utilizzato per la terapia della sindrome dell'apnea nel sonno. Funziona come un compressore, aspira aria ambiente e la soffia in pressione attraverso un tubo e una mascherina, viene utilizzato solamente quando il paziente dorme, durante la notte, e fa sì che le vie aeree superiori non si chiudano come un tubo, ma rimangano sempre aperte in pressione e quindi ci sia sempre una respirazione continua e anche un continuo scambio di ossigeno senza interruzioni del sonno. Questo è l'esempio di una nostra registrazione all'interno di una delle nostre stanze del sonno, dove abbiamo, come vedete,
una telecamera con infrarossi che ci permette la registrazione notturna degli eventi e che va in continuo. Sull'altro monitor abbiamo la registrazione dei sensori che abbiamo precedentemente applicato. In cascata questo è ciò che si registra e ci permette poi, con una successiva analisi che viene effettuata manualmente da tutti noi tecnici, di stadiare e classificare ogni singolo evento, permettendo quindi l'inquadramento diagnostico del paziente.